Gabbani, nel giro neanche di un mese, due volte a Piacenza, questa è la prima, la seconda sarà il 21 luglio a Palazzo Farnese. Il tour di quest'estate, a parte ovviamente questa bellissima data molto emozionante di Radio Bruno Estate, che ormai è per me una ricorrenza, insomma, parteciparci quasi tutti gli anni. In realtà sono, insomma, di questo tour che porto in giro quest'estate, è un tour che per me ha un valore particolare perché si intitola Ci vuole un fiore tour, che diciamo continua il senso del programma televisivo che ho fatto su Rai 1, quindi l'idea è quella di portare in scena, oltre che un concerto diciamo pop rock, la mia musica, in realtà insomma provare a sensibilizzare il pubblico in modo delicato ma rispetto al tema insomma del rispetto dell'ambiente, del rispetto della natura. Ci vuole il contatto con il pubblico, il concerto ha davvero ancora un senso? Beh, assolutamente, secondo me forse è ritornato ad averne ancora di più, ad avvalorarsi ancora di più, perché siamo in un'era comunque dove la distribuzione musicale è molto fluida, è molto digitale, è un po' usa e getta, quindi il momento del concerto è proprio il momento in cui c'è la genuinità di interscambio vibrazionale ed emozionale, quindi assolutamente. È importantissimo. Oggi molti artisti nascono sul web, sui social. Gabbani invece ha fatto un percorso in qualche modo più tradizionale, imparando a suonare nella bottega di famiglia. Beh sì, quello è nato come un po' come un gioco, perché ho avuto la fortuna fin da piccolo, l'occasione di poter strimpellare gli strumenti, dato che appunto, come hai detto tu, sono nato dentro un negozio di strumenti musicali, mio padre è musicista e ha tuttora un negozio di strumenti musicali. Però poi ovviamente ho fatto il mio percorso, insomma, fatto di quella che una volta si chiamava la gavetta, quindi fatta di cover, blues, suonate nei locali, e insomma, e poi passo dopo passo sono arrivato a quello che sono oggi. Cosa c'è da aspettarsi per il futuro da parte di Gabbani? La verità è che non lo sa nemmeno Gabbani, nel senso che è strano per me parlare in terza persona. Sono uno che cerca di vivere la vita passo dopo passo, quindi sicuramente quello che farò è continuerò ad esprimermi tramite la scrittura di canzoni, tramite la musica, quindi ci sarà altra musica, ecco. Com'è l'impressione di questa Piacenza? Ma molto bella, tra l'altro insomma è già così al pomeriggio alle prove, c'è una grande energia, un'energia genuina, un'energia pura che fa sempre molto bene al cuore sentirlo. Grazie mille. Grazie a te, a voi, ciao.